Perché quando è che in un sorvecide se teremo stessa media 60-65% di acqua entre meno 8,12 e vamos ver 9 meno 9,5. Ossia, esse è un sorvecci che con un overrun normal, ok, deveria ficare dentro dessa temperatura. Ma Mirko, você, no, secondo la scala di potere anticongelanti, fallò che è meno 11. E se sorvecci a meno 11 sarà duro. Duro perché? Meno 11, vamos ver. A meno 11 teremo già un 70% di acqua congelata. Sarà un poco duro, difficile di lavorare. Ora non sarà che lì duro che non dà per lavorare, ma sarà complicato. Diciamo che la giusta spatulabilità di questi sorvecci figa mentre meno 8 e meno 5. Ripeto, a un overrun di un 30%. Allora, a industria, specialmente quando parliamo di multinazionali, a trais delis, tem studio scientifico fatto per università, eccetera, eccetera. Ok? A industria deveria servire un poco per la gente come un farol. Perché? Perché l'industria sta molto a frente con gli studi e li sa molte cose che ainda a gente non sa, per esempio. Ok? Então, a pregunta, no? Dice, ma come? Se a meno 8, meno, no? E se invece deveria ficar nessas duas temperature, meno 8, meno 9,5, ma come può essere che l'industria, no, consegue mais ou menos colocar esse sorvete in un freezer a meno 18, mais ou menos, sarà 18, 19, essa temperatura dos freezer, no, che incontriamo dentro do supermercato. Come può essere che a meno 18, depois levo para casa, o freezer di casa também, mais ou menos isso, mas come tiro do freezer in questão di 2, 3, 4 minuti e se sorvecci già tá, è pronto per essere comido. A volte no, già incontriamo eli, dependendo do nostro freezer, tem freezer che non funziona in diretto, no? E a volte a te già incontriamo eli già cremoso. Aliás, una das, digamos, das strategie di marketing dessa, specialmente dessa marca, è quella di parlare di che? Cremoso, sorvecci cremoso, un freezer di casa. Perché? Perché lui sa molto bene che il balanceamento che a gente fa con la quantità di ar che abbiamo nel nostro sorvecci, quando il sorvecci va per casa e fica nel freezer del cliente, lui sa do freezer che è duro come una pedra, e il cliente sempre tem che sperare vari minuti, mais di daqueles 2-3 minuti, per descongelare un po' questi sorvecci per apprezzare il nostro prodotto. Ok? Agora, aqui entramos, repito, in una fase di balanceamento completamente differente. Onde esse valor aqui, che muita gente mi pergunta, e repito, vale, serve a te che ficamo in determinati parametri. Ok? Che sono parametri che l'industria non usa, non sta nem aí. A industria usa esse parametro e quantità di acqua congelata. Esse è il parametro che l'industria usa, ok? Então, ripeto, un sorvecci pensato dessa forma, balanceato dessa forma e collocato dentro di una vetrini, prodotto in una produttora normale, collocato dentro di una vetrini, deveria ficar entre meno 8 e meno 9. Agora, vamos ver, no, con un overrun, per esempio, di un 80%. 80-90, che è overrun che as industrias trabalham, ok? Come può essere, no? Ripeto che esse sorvecci consegue ficar cremoso a temperatura molto mais baixa.